Piero sul piombo e sullo zinco. Per quanto riguarda il piombo, è stato meno peggio di quello che io pensavo. C'è stato chiaramente una riduzione di ordini, qualche spostamento, ma non abbiamo avuto cancellazioni. Noi abbiamo già cominciato a ricevere qualche ordine per giugno. Sono ordini annuali, quindi non sono ordini nuovi. Sono i contratti di piombo, come vi ho detto molte volte, si fanno annuali e mensilmente vengono confermati. Già giugno. Al momento io ho la conferma dell'80% degli ordini. Ma guarda, lo zinco, la prima cosa che mi viene in mente da dire è proprio riguardo al prezzo, perché mentre prima parlava Andrea Matera, sono andato a vedere, mi è caduto l'occhio sul fatto che lo zinco oggi ha chiuso esattamente allo stesso livello della media dei primi 14 giorni di maggio. Ha chiuso a 1797,03. E la media da inizio mese è 1797,56, quindi questo direi che è la riprova della. È vero che c'è stata un'instabilità perché ha tentato di salire sopra il 2000. Io quando l'ho visto su 2020, 2030 e anche con la BEC, seppure in maniera trascurabile, stava tornando, ho pensato che potesse tentare di passare anche la soglia del 2050 e arrivare al 2100, invece non è stato così. Però, ha detto bene Andrea prima, secondo me è stato comunque un segnale, nel senso che perlomeno ha tentato di superare il fatto, come ho detto prima, di questo andamento, diciamo, praticamente uguale nei primi 14 giorni, dà sì, è vero, conferma l'instabilità, ma conferma anche che poi alla fine il prezzo è più o meno rimasto in quest'area. Per lo zinco potrei dire in sintesi, proprio per abbreviare i tempi, quello che ho detto un po' per il piombo, nel senso che anche lì non abbiamo avuto una riduzione degli ordini maggiore del 15-20%, che io la giudico onestamente fisiologica e anche tutto sommato accettabile.